Buon pomeriggio a tutti, miei cari amici, dal vostro carissimo amico Gohan. Oggi, 8 aprile 2023, buon pomeriggio a tutti, miei cari amici, dal vostro carissimo amico Gohan. Buon pomeriggio a tutti, qui da noi il tempo è nuvoloso, ma non fa molto. Stamattina era solita e ora si sta alzando un po' di vento, ma niente di preoccupante per me. Ieri non ho fatto il video perché Gohan ieri si è andato a fare il bello, è andato dal parrucchiere perché lì probabilmente si è fatto la doccia, gli hanno spruzzato le unghie, poi gli hanno pulito le orecchie. Quando è arrivata a casa, profumatissimo, tutto pulito. Buonasera, ciao Shakira. Vieni qua, avviciniamoci a Shakira. Tieni Shakira. Vai bene. Ecco qua. Andiamo a Nerino, vieni Nerino e Shakira. Nerino e Shakira. Ciao Saverio. Guardate quanto è bella Shakira. Buonasera. Posso dire il favorito? Perché sei tornata. Grazie, grazie. Un'altra volta. Ciao Shakira. Eccoci qui, guarda quanto è bella. Lì la regina è la regina del Piazza Redentore. Anche la dominatrice del Redentore. Anche la dominatrice del Redentore. Invece Gohan è il re del quartiere. È vero Gohan? Ti vuoi il biscottino? Anche Gohan il biscottino. Par condition. Ciao a tutti, ciao, vieni, andiamo, ciao Stefano, andiamo, go, andiamo, guarda quanto è bello qua, andiamo, go, vieni. Ora a Gohan, dopo che si è fatto bello, ci vuole una bella fidanzata. Allora, qua ci troviamo al quartiere Libertà. Il quartiere Libertà è a Bari, al centro di Bari. E questa qua che voi vedete, così sono tre isolati, e via San Giovanni Bosco. Questo che vedete alla mia sinistra, questa parete, questo è l'oratorio salesiano. Queste strade che noi facciamo ogni giorno, a Gohan gli piacciono tanto. Facciamo via Don Bosco, Piazza Redentore, via Nicolai, qualche volta andiamo via Battigim, qualche volta via Bigatabai. Avete visto Gohan si è girato a destra? Chissà. Comunque la fidanzata di Gohan sta molto bene. Come vi ho detto, ha dovuto subire un intervento di urgenza, ma a tempo è stato. Buonasera. A tempo è stato preso
a tempo è stato a tempo hanno fatto l'intervento, comunque ora sta bene. L'altro giorno ci hanno giocato un poco e si sono divertiti, comunque insomma, comunque penso che non sarà una prossima volta, perché non può avere più, non può andare più calore, non può avere neanche più la cucciolata. Mi dispiace dirlo, ma è andata così, che dobbiamo fare. Però comunque non vuol dire che Gohan non è innamorato, la pensa sempre, sempre la pensa, la pensa sempre, lui passa da vicino alla casa. Ora guardate, da lontano sto guardando quel bel cagnolo di mosche, guardate, guardate. Voi naturalmente vedete un altro aspetto di Gohan. Guardate, guardate, un altro aspetto di ora basta, Gohan. Avete visto Gohan che fa? Ciao. Stavo aiutando qua. Ora se comincia a tirare, allora aspetta un po' che si calma. Gohan, non c'è più, se n'è andato, l'altro tuo. Fortissimo Gohan. Poi c'ho un bel abbaio. C'ho un bel abbaio, Gohan. Andiamo piano piano, Gohan. Andiamo, andiamo, avviciniamoci piano. Piano, andiamo. 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 Guardate come. Che forza che c'ha Gohan. È un super saiyan. Non c'è nessuno, Gohan, se n'è andato, se n'è andato. Oh, guardate, non ci fate caso. La cocca per te. Comunque, lo ripeto e lo ripeto, non è stato, diciamo, l'1%, 2% che lascia fare come fatto, vedete tutto punto. È l'1%, 2% che lascia fare il bisogno per terra e non raccolgo. Che la maggior parte, che sarebbe il 99% raccolgono. Ecco qua, che bello. Se n'è andato, se n'è andato. Se n'è andato. E ecco qua, siamo arrivati al piccolo parco del quartiere Libertà. Gohan sembra contento. Naturalmente lui si è fatto il bagnetto, ma si è fatto la doccia, è stato profumato, ma non vuol dire che non si deve sporcare. Come dice oggi, dopo la giornata nuvolosa, ci sono pochi bambini. Comunque penso che Pasqua e Pasquetto molte persone usciranno fuori per fare la solita scampagnata o passare una giornata in famiglia, come per esempio domenica, la Pasqua. E stamattina presto, che mi sono svegliato alle 5:10 puntuale, Gohan si è svegliato. Stavo dormendo nella stanzetta con i miei figli, lui dorme con loro. E così si è svegliato, mi è venuto a salutare, poi io gli spiego a lui che devo andare a lavorare, perché quando arriva la domenica Gohan lo sa che scendiamo insieme, allora lui pensa che ogni giorno è domenica che dobbiamo uscire insieme. Però comunque io glielo spiego e gli dico: Gohan, oggi devo andare a lavorare, perciò viene, si fa abbracciare e poi se ne va di nuovo a dormire nella sua
nella stanzetta, nella sua cuccia comoda. E a volte, più delle volte, va a dormire con l'altro mio figlio. Si mette a un angolino, lui tutto riservato, si mette a un angolino e si mette un angolino e si sta insieme con l'altro mio figlio, che è affezionato. Comunque Gone è affezionato. L'unica la cosa che ho capito, che ho visto, che lui si affeziona tanto con chi esce. Se esce con mio figlio, si affeziona con me. Se esce con la di mio figlio, si affeziona con la di mio figlio. Se esce ancora, se esce con me, si affeziona con me. Comunque ieri sera stava sempre con me, vicino a me. Poi lui si mette sempre in una posizione in casa che deve tenere tutto sotto controllo. Allora se sta in cucina deve guardare chi sta in cucina, allora lui si mette fuori la cucina, guarda a me che sto ad esempio nel corridoio e lui guarda tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao. Questa cosa che vedete qua è una, sono delle cuccette per i gatti. Uno e due che stanno dietro. Vedete? E qua alla sera vengono a dormire i gatti. Vedete, c'è la vaschettina dell'acqua, li portano a mangiare. Qua c'è la casettina. Comunque le persone sono sensibili agli animali, che bel gesto. E bene, finalmente. Proprio oggi mi dicevo, finalmente non si vedono cani più abbandonati per le strade. Prima, almeno io che sono in città qua, non li vedo più. Ma prima, ai miei tempi, quando ero piccolino, ero ragazzo, quanti cani che stavano per le strade. Guarda qua la pipì, sta facendo Gone, vicino all'alberello. Gli alberelli vengono tutti innaffiati da Gone e da tanti altri cani. Meno male che gli alberelli ne soffrono. E niente, poi dove fa un cane, dove fa uno la pipì, ne fanno tanti altri, tanti, sembra un continuo fare le pipì. Io dico, ma la biscica, ma è talmente grande che non finisce mai di fare pipì. Anche un goccio, un come si dice, uno squiccio, dicono a Bari vuol dire un goccio, uno squiccio lo deve fare. Che dobbiamo fare? Niente, non fanno pazienza. Deve arrivare di nuovo la primavera. Guardate il tempo, è nuvoloso. Però come vi dicevo, non fa freddo. Tira poco vento. Ma sembra un vento caldo, un vento sciroppo. Ecco, vediamo Gone. Ha visto l'altro cane. È stata dall'altra parte del cancello. Buonasera. 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 Buonasera signorine. È festa a scuola. Quelli sono gli amici di qua. Con questo devo concludere, devo chiudere il video. Io spero che il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale Gone in Trona, mettete un like se vi è piaciuto, fate un commento. Io sono Giacomo, lui è Gone, vi vogliamo bene, vi auguriamo una fine serata e vi auguriamo una buona vigilia pasquale. Che la pace regni nelle nostre famiglie. Amen. Ora sto facendo la cocca con, comunque la cocca è riservata, fa il giro della cocca. Ciao a tutti!